lavoro. Buonasera, cari telespettatori, grazie per aver scelto la nostra compagnia. Come sempre, mi auguro abbiate passato un ponte piacevole, anche se il maltempo un pochino ha guastato alcuni momenti, però insomma l'importante, come ha sempre detto mia mamma, è sapersi accontentare. Allora io subito accenno le tematiche che andiamo a toccare questa sera ad approfondire, e dopodiché presento gli ospiti, anche se non ce n'è bisogno. Partiamo con lavoro giovanile, quali sono le proposte per quanto riguarda la regione, e spazieremo anche con un intervento da parte proprio del governo. Avremo una telefonata importante e successivamente Veneto invaso dalle specie aliene. Non vi preoccupate, non vi allarmate, approfondiremo dopo la tematica. Do il bentornato al gruppo editoriale TV7 ad Elena Donazzan, che è, ricordo, l'assessore all'istruzione, alla formazione e al lavoro per quanto riguarda la regione Veneto. Grazie di essere qui a nostra Grazie. disposizione, ma soprattutto a vostra disposizione. 049 80 777 57 per domande o le vostre testimonianze. Vorrei partire appunto da spiegare che cos'è il piano Garanzia Giovani e soprattutto come si sta muovendo la regione per quanto riguarda appunto l'impiego giovanile. C'è una forte crisi, è inutile nasconderselo, lo sappiamo. Prego. È una crisi di tutta Europa, tanto che questo piano Garanzia Giovani è voluto fortemente dall'Unione Europea, che ormai a metà dell'anno scorso, resasi conto della difficoltà, soprattutto per alcuni, loro li chiamano target, no? Alcune parti di popolazione, che in Europa stava soffrendo e sta soffrendo moltissimo l'incidenza della crisi, in particolare i giovani, si è dotata di questo strumento. Che cos'è? Sostanzialmente sono risorse destinate, dedicate ai giovani tra i 15 e i 29 Quando si anni. parla di risorse, viene spontaneo pensare a soldi, quindi dei Sono fondi o soldi principalmente perché l'Unione progetti. Europea, no, chiede poi agli Stati membri, perché per l'Unione Europea l'interlocutore è lo Stato membro dell'Unione. Poi in Italia la declinazione nell'utilizzo dei fondi comunitari è destinata alle regioni, cioè le regioni ne hanno la competenza. Allora il piano Garanzia Giovani si è strutturato in questo modo. Le grandi risorse arrivano dall'Europa, sono distribuite a livello di Stato membro e queste a loro volta, in questo caso l'Italia, le ha distribuite nelle diverse regioni. Qual è stato l'ordine, diciamo, il criterio di distribuzione? L'Unione Europea ha detto che queste risorse vanno utilizzate per quegli stati che hanno una disoccupazione giovanile superiore al 25%. E la beffa era che il Veneto non era ricompreso inizialmente in questa importante distribuzione, perché la nostra regione aveva È un virtuosa, tasso. diciamo. Sì, il paradosso è stato un po', dicevo prima, anche una sorta di beffa. Rischiavamo di essere becchi e bastonati, si potrebbe dire in Veneto, no? Cioè noi abbiamo fatto molto per abbattere la disoccupazione giovanile mettendo a disposizione strumenti, non solo risorse, e quindi tirocini, l'alternanza scuola-lavoro, il rapporto tra università e mondo dell'impresa, avere messo al centro non tanto la formazione, quanto piuttosto il posto di lavoro e dedicando al posto di lavoro la formazione corretta. In questo modo noi abbiamo veramente e significativamente abbattuto il tema della disoccupazione giovanile. Questo ci metteva nelle condizioni di essere al di fuori, Quindi esclusi. esclusi. Dopodiché, un po' la solidarietà delle altre regioni, che si sono giustamente, noi ci siamo battuti molto per dire: siamo l'Italia, siamo uno Stato solo, abbiamo sempre dato molto noi Veneto all'Italia, non è che adesso per un punto percentuale siamo fuori da queste importanti risorse. E quindi, siccome rischiavamo di essere esclusi solamente Veneto, provincia autonoma di Trento e di Bolzano, però loro ricordiamoci sempre molto privilegiate, Sì, perché hanno regione a statuto altre, speciale, esatto, hanno altre tante risorse. risorse a disposizione. Quindi noi abbiamo chiesto in sede di commissione di tutti gli assessori al lavoro e alla formazione che anche il Veneto e anche le altre due province fossero ricomprese. La solidarietà delle regioni italiane ha fatto sì che il Veneto venissero destinate una cifra importante, perché stiamo parlando di 83 milioni di euro. Quali sono bene o male le cifre, insomma, che l'Italia ha Beh, purtroppo in negativo nell'ambito del lavoro, quindi giovanile? Guarda, anzi Emiliano, perché insomma c'è della buona confidenza tra noi. Le cifre sono importanti e anche molto diversificate. Il Veneto ha una disoccupazione
giovanile che appunto arriva al 24,5%, anche se gli ultimi dati ci dicono che abbiamo sforato il 25%. Io so che l'età comunque compresa per questi aiuti, io li chiamo un po' Sì. così, è dai 15 ai 29 anni, giusto? Sì, con due fasce intermedie, nel senso che da 15 ai 24-25 Sì. anni, cioè quella parte d'età che dovrebbe essere, potremmo avere anche, diciamo, molte persone occupate all'interno dei percorsi di studio Esatto, normali, dovrebbe essere dovrebbe così, essere perché così. tra la scuola dell'obbligo, che ricordiamoci è fino al 16° anno di età o con il conseguimento di una qualifica, e poi ovviamente il percorso universitario. Ma l'Europa l'ha esteso anche ai 29, fino ai 29 anni, perché? Perché ci si è resi conto che anche con un titolo di studio in mano, anche con un titolo di studio importante, qual è la laurea, non Oggigiorno, è così esatto. automatico trovare il lavoro. Devo dire che in Italia vi è una certa diversificazione, cioè c'è un sud che ha delle percentuali, ahimè, drammatiche di disoccupazione giovanile, legate anche al contesto, evidentemente, produttivo e sociale, perché da noi comunque un'esperienza di lavoro forse riesce a farla anche durante la crisi con i tanti numeri, perché il Veneto ha sofferto molto. Pensa che nel 2013, che è stato l'anno peggiore, e veramente mi auguro di non essere smentita in questo, perché sennò significherebbe dover guardare al 2014 con Con un un'ulteriore altro, esatto. preoccupazione, ma certamente il 2013 ha visto una moria di aziende, perché noi ragioniamo sempre, questo è l'approccio della Regione Veneto, che quando parliamo di posto di lavoro, non parliamo di posto di lavoro pubblico, perché quello è una occupazione, a mio dire, falsata. Noi vogliamo parlare di posto di lavoro nell'ambito privato, e quindi chiediamo alle imprese di prendere questi ragazzi in carico con i tirocini, sia all'interno del percorso scolastico che post scuola, diciamo, quindi d'estate con gli stage, finita la scuola con dei tirocini che chiamiamo extracurricolari, piuttosto che con delle esperienze che abbiamo voluto, chiamandole in inglese perché l'Unione Europea ovviamente ha un linguaggio che è quello, diciamo, dell'amministrazione della macchina europea, ed è quello inglese, quindi io che sono un'italianissima poco esterofila, le chiamerei esperienze di lavoro, ma loro le chiamano work experience, le abbiamo chiamate così, Certo, e perché noi attraverso questi. amiamo tutti questi temi, tutti questi Eh sì, titoli, alle tutte queste volte, è vero, cose ci piace, anglofone. piace molto usare la lingua straniera, sembra che ne usciamo un po' più chic, ecco. Invece no, l'esperienza di lavoro prevede un'azienda ospitante, un percorso da 2 mesi a 6 mesi formativo dedicato e altri 6 mesi, dove paga la Regione Veneto, di inserimento lavorativo. Pensate che questi tipi di esperienze, quindi molto dedicate al posto dentro l'impresa, hanno determinato per ben 15.000 persone attivate con i tirocini formativi che nell'anno successivo queste, per il 100% di loro, abbiano avuto almeno un altro contratto di lavoro. Allora, io ora. Cioè, sono stati assunti poi magari Sì, dall'azienda magari per. Sì, stessa o o anche da hanno altri. fatto Però esperienza e hanno detto, si mi sono sono un attimo, rimotivati, si esatto, mi sono. sono formato un pochino, ne Bravissimo. so più rispetto magari al percorso scolastico. Però io vado schietto, assessore, io voglio capire se però a volte questi tirocini, questi strumenti non finiscono anche poi in negativo come esperienza per il ragazzo, del tipo sfruttamento, utilizzo un termine molto forte, di manovalanza, furbizia o furberia da parte di alcuni imprenditori che dicono: ah, sai che facciamo? Noi non assumiamo più perché tanto la regione, il governo ci aiuta con questi strumenti, è tutto regolare e facciamo lavorare questi ragazzi con l'illusione magari di un futuro. Cosa ne pensa? Beh, Emiliano, certamente il rischio della degenerazione sta nell'uomo. Non potremo mai prevedere degli strumenti, così come delle normative capaci di prevenire tutte le storture possibili. Era come Sta nobile il discorso che lui ha fatto la polvere da se, sparo per un per qualcosa, una esatto, la finalità dinamite per una finalità e poi è stata e usata poi invece in maniera distorta. quindi io credo che l'eccessiva legiferazione anche che abbiamo avuto in questi anni, il dibattito un po' sterile tra chi sembrava che qualcuno fosse a favore del precariato e qualcun altro no. Io credo che gli strumenti, i contratti di lavoro, le normative che hanno anche riformato il lavoro, abbiano In positivo o in avuto negativo?
Ma per me è in positivo Perché ci sono perché... stati alcuni passaggi dove si è spaccata la nazione, alcuni Sì. contestando fortemente, altri Ne abbiamo invece... avute talmente tante che adesso Esatto. mentre davo la risposta in positivo, perché naturalmente vorrei vedere, vorrei immaginare che ogni riforma, ecco, possa essere capace di migliorare in positivo, in verità non è così, perché poi la riforma Fornero sul lavoro Io ricordo ha bene quel periodo, ci irrigidito siamo anche molto, esatto, ci siamo anche incontrati in quei incontrati. periodi, ricordo che comunque c'era tutta Italia che non ha, insomma, o capito o amato questo ministro, diciamola così. Lei faceva anche fatica a farsi amare alle Sì, volte, no? certo. Era un po' troppo professoressa, però ecco, anche lì c'era una volontà di rendere meno precario il lavoro, ma nello stesso tempo la norma ha irrigidito, irrigidendo, ha fatto sì che i contratti di apprendistato fossero crollati drammaticamente negli anni in cui la riforma è stata attiva ancora oggi. Il contratto di apprendistato risente molto dell'eccessiva rigidità. Allora, non esiste una norma buona o cattiva in sé, non esistono strumenti buoni o cattivi, si possono però trovare i correttivi. Allora, per quello che tu dicevi di strumento tirocinio utilizzato e abusato, diciamo che noi abbiamo un sistema di controllo che se vi è un'eccessiva anomalia e quindi ci sono contratti che vengono reiterati in un certo modo, la stessa persona, la stessa azienda, andiamo come minimo a verificare. E non con la voglia Chi di è l'organo fare... competente di questo controllo? Ma Così noi, impariamo anche i vari settori, giusto, perché corretto. si spara sempre a zero sull'amministrazione, però alla fine poi voglio vedere chi conosce le varie competenze. Hai ragione. In effetti noi abbiamo la direzione lavoro della Regione del Veneto e il nostro ente strumentale che è Veneto Lavoro, che è una macchina operativa molto veloce che appunto verifica queste anomalie. Pensiamo che la Regione del Veneto è quella che ha il maggior numero di informazioni, di dati sensibili sulla propria popolazione occupata, inoccupata, disoccupata. Nel minuto secondo in cui noi parliamo, io so esattamente, perché la banca dati di Veneto Lavoro, che è la migliore d'Italia, riconosciuta da tutti, mi sa dire quanti contratti sono stipulati, che età, sesso della persona, se è straniero o italiano, che tipo di titolo di studio, Questi se... dati sono importanti perché poi possono essere riportati in Europa per addrizzare il timone o rimangono soltanto qui da noi? Cioè, No, per capire. servono intanto per evidenziare le storture, poi servono per fare un'analisi corretta e quindi far scegliere la Regione del Veneto, in questo caso la sottoscritta, in maniera puntuale e anche ricca di contenuti, perché altrimenti il rischio è quello della infatuazione ideologica. Molte delle riforme e il dibattito sul lavoro in Italia negli ultimi anni, insomma forse più di qualche ultimo anno, da qualche decennio, è stato tutto dibattuto al di là dei numeri su posizioni ideologiche. Io, che pure ho le mie idee, perché insomma sono fieramente di destra, non è che non abbia delle idee in merito a che cosa intendo per lavoro, qual è il rapporto tra l'impresa e la macchina pubblica, ma io devo ragionare anche e soprattutto forse con dei dati davanti. Allora, la nostra capacità di analisi in Veneto, grazie proprio a questi strumenti, è stata quella di permetterci di fare delle scelte oculate. Se oggi io posso dire all'Unione Europea, guardate che noi tirocini, work experience e mobilità transnazionale, cioè i nostri ragazzi che vanno all'estero a fare esperienze di lavoro e poi ritornano, sono quello di cui abbiamo bisogno. E ne abbiamo bisogno non perché la Donazzano si è innamorata di questi strumenti, ma perché si è dimostrato in questi anni che hanno portato il risultato. Qual è il risultato? L'inserimento nel mondo del lavoro, o almeno un altro contratto in chiaro, non in nero, pulito, regolamentato. Questo è quello che dobbiamo fare. Voglio capire un altro aspetto. Spesso si punta il dito sulla svogliatezza dei nostri giovani. Spesso, grazie appunto agli strumenti attivati dal governo, quei pochi o quei tanti che siano, non vado a opinare su questa tematica, funziona un pochino così. Beh, ma io sto prendendo, che ne so, questo contributo dallo Stato, perché devo accettare magari un praticantato oppure, non lo so, una formazione? Perché poi, sai, non percepisco più, no? Questo vale sopra, Ci hai sì, ci capito? siamo capiti ed è un altro grande tema da affrontare, che è Mi quello degli sembra, ammortizzatori esatto, sociali, mi no? sembra a volte doverosissimo perché ne ho parlato con chi l'ha preceduta qui e sappiamo che in Germania, in altri paesi d'Europa, magari più fortunati economicamente, ok, l'amministrazione locale o il governo in sé, quando uno perde il lavoro, ti aiuta subito.
quindi la cosa funziona sia lavorativamente, magari per l'affitto e non solo. In Italia sembra a volte che ci se ne approfitti, manteniamo questo, manteniamo quell'altro, ma perché, scusate il termine, perché mi devo sbattere tanto per altri 2 anni o uno Ho ho l'ammortizzatore l'ammortizzatore sociale, ho la cassa sociale, ho la integrazione, cassa non occorre. integrazione, poi però. Egoisticamente, ed è brutto forse questo discorso, spero di non essere frainteso, ci si dimentica che magari c'è il pensionato che allora adesso magari dobbiamo pagare il canone RAI per aiutare gli altri con gli 80 euro famosi in busta, poi serve per la sanità questo contributo, poi serve, e loro hanno magari 200-400 euro, cose così. Capisco che i nostri ragazzi non ce la fanno. Però io mi ricordo, forse tanto tempo fa, i nostri genitori, i nostri nonni, e Ah sì, hanno detto, sai che c'è, qua non funziona niente, proviamo ad andare in Argentina, proviamo ad andare. So che è contestabile questa cosa, dovrebbe essere in un'altra maniera a funzionare, però No, cosa ne io, pensate? Io voglio ecco sì, no, anche sentire perché un po' questa è una, tutti, ecco, però in una, diciamo, in una conversazione così franca e anche un po' leggera, credo che la tua valutazione sia corretta. Io trovo molti giovani che hanno ripreso, no, la loro voglia di andare fuori, sfidando le difficoltà, la paura, anche lasciando comunque un mondo che è in qualche modo edulcorato, perché qui stanno a certo, casa, nido, no? Il esatto, nido, stanno a a casa, casa. abbiamo molti nonni oggi che si occupano dello stato sociale della famiglia e non è neanche questo corretto. Certo. Alle volte, no, ti senti ripetere o replicare, lo Stato non dovrebbe permettere questo. Io non so che cosa debba o non debba permettere lo Stato. Di sicuro quando guardo allo Stato oggi dico è una macchina elefantiaca che non dà i servizi che dovrebbe, è Sì. una macchina costosissima e noi ce la stiamo trascinando mica dalla generazione di noi due, Sì. no? Abbiamo un indebitamento in tutti i sensi, morale e non solo finanziario, che ha delle responsabilità precise di chi è venuto prima di noi. E quindi lì la cosa deve essere affrontata in maniera molto dura, molto pesante per una vera riduzione e riorganizzazione. Dopodiché non esistono solo diritti, esistono anche i doveri. E noi abbiamo smesso di pensare che esistano anche dei doveri oltre che dei diritti. E io quando mi trovo, ma anche di recente, con alcuni, per esempio, studenti universitari della nostra terra, io sono anche assessore all'università, che sono venuti a dirmi anche a brutto muso: noi abbiamo diritto a quei soldi delle borse di studio. È vero, cioè in termini formali Sulla hanno, carta sì. sulla carta sì, dopodiché li ho guardati e gli ho detto: sapete che c'è? Che io non è che li ho presi quei soldi e li ho dati in un'altra parte. Per il patto di stabilità potevo usare quella cifra, quindi nominalmente sono per voi, ma prima veramente li ho dati al padre di famiglia che è in cassa integrazione, che non riesce a trovare lavoro, che magari ha 60 anni, che non lo prendono più, e ho dato priorità ad altre cose, perché gli ho detto, quasi bestemmiando in chiesa, gli ho detto: vedete, io andavo, non so, magari a lavorare nel bar, o oggi potete aiutare la vostra economia familiare, magari quando siete in università a Padova, andando a fare qualche piccolo lavoretto. Guai, guai. Allora, ecco, come Cioè, da ci una sono. parte però è vero, ci sono Prendiamo, quelli che come vorrebbero ci sono dei farli e ragazzi. Ecco. dall'altra no. E poi c'è anche però da ricordare che oggigiorno, e lo posso anche capire, però chi vuol fare questi lavoretti, cioè ti chiedono, vedi, questa è un po' La la contraddizione. contraddizione italiana del tipo, io lo voglio fare sto lavoretto, voglio fare un doppio lavoro, posso fare il barman la sera piuttosto che... Allora, l'esperienza, quanti anni hai di esperienza? Ma insegna, insegnami Insegnami. tu. Io non voglio denigrare la categoria, oppure posso fare il cameriere. No, se non hai Ma io cerco. pluriesperienza, roba del genere, è raro trovare. Sì e no, perché poi vediamo, almeno io non trovo più cameriere, che poi è un lavoro molto, Duro. molto duro. Devi essere sorridente, capace, preparato. Oggi devi sapere qualche lingua in più. Vedo solo stranieri. Allora vuol dire che non è che proprio non ci sia, no? O che prendano chissà che super titolati. Forse siamo anche noi che non vogliamo più andare a fare certi lavori. Questo è un altro luogo comune da sfatare. Perché invece noi dobbiamo pensare e insegnare a noi stessi che ogni lavoro è dignitoso, se fatto nel modo corretto, se fatto nelle Questo è regole vero, nel mondo giuste. agricolo hanno abbandonato quasi tutti i nostri per cedere il passo a
extracomunitari, eppure bravo, si guadagna bene. eppure adesso tutti noi siamo innamorati dei chilometro zero, del mercatino. Facciamo gli chic che Ma io vogliono immagino anche le persone a comprare. casa che diranno: perché non ci andate voi due? Vabbè, mica detto che Esatto, non si sa mai nella quando vita. finisco di fare quello che faccio, magari è un lavoro duro, faticoso, non è Esatto. improvvisato né improvvisabile, ma io ho anche avuto grande soddisfazione per vivere Lancio la pubblicità e l'agricoltura. Vai. dopo continuiamo? Sì, grazie. Ok, allora, se vi fa piacere diteci la vostra, altrimenti continuiamo a duettare noi. Lancio la pubblicità a breve, vi aspettiamo.